Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi parliamo di piselli, vediamo un po' il sesto d'impianto, la messa a dimora e qualche accorgimento magari per farli venire su bene. Rieccoci sul canale. Allora, quest'anno per la prima volta ho acquistato questi, non li avevo mai visti. Questi sì, ma il supergelo mi è nuovo, deve essere una trovata commerciale. Secondo loro sono più adatti alla surgelazione casalinga, non che gli altri non lo fossero, quindi secondo me è una cosa abbastanza. Vabbè. Ho preso i nani, non voglio mettere reti, non voglio mettere tutori, restano piccoli, restano bassi, rendono un po' di meno. Questo è il periodo buono, siamo a ottobre, tra ottobre e novembre si possono mettere a dimora. Parliamo un po' del sesto d'impianto. Allora, una settantina di centimetri tra le file, eccole qua, qua ho già fatto i solchi. Settanta centimetri per me sono giusti perché la carreggiata del mio motocoltivatore è di 55, qui in mezzo io poi ci passo col motocoltivatore sia per togliere le infestanti, le erbe che cresceranno normalmente, e sia per rincalzare la terra sulle piantine quando poi sono a metà vita, intorno ai 15 centimetri. Ecco, la sarchiatura, togliere le infestanti sono operazioni molto importanti per i piselli, questo bisogna saperlo perché non bisogna poi abbandonarli, sennò le erbacce prendono il sopravvento e raccogliamo ben poco, come è successo gli anni scorsi. Allora, concime. Quest'anno non uso alcun tipo di concime perché qui avevo concimato parecchio. Questo è l'orto estivo che ho pulito. Qui avevo i pomodori, la terra è stata sfruttata ma anche ben nutrita, quindi non metterò nulla. Volendo si potrebbe mettere un po' di humus o di stallatico pellettato o di letame maturo. Ho lo stallatico pellettato ma non lo voglio mettere. Vediamo un po' cosa viene fuori. Stanza tra i semi, eccoli qua, sono molto piccoli, circa 20 centimetri, 15 centimetri, uno o due per ogni posizione. Normalmente ne metto un paio, 15 centimetri, 20 centimetri circa un palmo, quindi andrebbero messi così. Ecco, come vedete, 2 o 3 per ogni posizione. Poi a un certo punto si va a occhio. Se ne cade qualcuno in più non succede nulla. E via così. Dopo vediamo la fase di copertura dei semi. I semi vanno coperti con un paio di centimetri di terreno, non di più. Che onore, mi è venuto a trovare il mio amico Dan. Si vede che ha fame. Dopo gli do qualcosa da mangiare. Cosa fai tu qui? Mi aiuti? Prima ero solo, poi siamo stati in due, poi siamo in tre, ma qui c'è solo uno che lavora, ragazzi, però, eh. Ok, li ho messi a dimora, due parole ancora sui piselli. Temono bene il gelo, anche se stanno sotto la neve per qualche tempo non li fa male. Ovviamente non devono passare tutto l'inverno, un inverno bolscevico, nel senso che dipende un po' dalle zone della nostra penisola, ma dal centro Italia in giù. Questa è una coltivazione che va benissimo seminata in autunno, si fa tutto l'inverno, quando è marzo possiamo raccogliere i frutti. Adesso vediamo un attimino come ricopriamo i semi con un paio di centimetri di terra. Io ho fatto un solco poco profondo, saranno 4 dita, però sono 5 centimetri. Li ricopro con rastrello molto delicatamente. Come vedete, appena appena. Mi assicuro soltanto che i semi siano coperti. Come tutti i legumi,
Anche i biselli fissano l'azoto al terreno, quindi se avete terreni un po' stanchi, magari dopo la coltivazione estiva come il mio, è una buona soluzione per non lasciarlo inerbito, ma per sfruttarlo e contemporaneamente dare un po' di azoto per il prossimo anno. Tenete conto che qua quando siamo marzo-aprile tiriamo via tutto, maggio al massimo, e siamo pronti per l'orto estivo. Poi vogliamo fare una bella cosa, quando le piantine sono alte, senza estirparle, le maciniamo direttamente con la fresa nel terreno e abbiamo un effetto maggiore. Non gli do acqua perché il terreno è umido, gli farei soltanto male. Questi sono sensibili all'acqua, se ce n'è troppa marciscono e quindi non viene fuori niente. Se volete ci sono altre varietà di piselli, ci sono i mezzarama che vengono alti tanto così, o ci sono quelli da incannare, quelli alti da mettere con la rete, in realtà rendono molto di più di questi, però bisogna lavorare dietro con la rete. Bene, vado avanti da solo, la coltivazione dei piselli è veramente semplice. Bisogna solo avere il terreno giusto, io non ho proprio il terreno migliore per questo tipo di coltivazione, però ci provo ogni anno, insomma, dai, prima o poi mi andrà bene. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi volete iscrivere al canale vi ringrazio così non vi perdete i video che faccio settimanalmente, il giovedì, se volete mettere un like ve ne sono grato, ci vediamo giovedì prossimo.